Dove potrà arrivare questo Ravenna considerando i potenziali della rossa? Nessuno può dirlo. Recupero permettendo i giallorossi balzano al terzo posto in classifica e con una vittoria in quella gara che manca potrebbero portarsi a meno 3 dalle prime due della classe. Ma tra il dire e fare c'è di mezzo la sfida con il Prato. Arbitra la gara Iannello di Messina, coadiuvato da Pampalone di La Spezia e De Capo a Dinola. Il Ravenna si vede subito in area ospite, incursione di Saporetti, tentativo ribattuto, pallone messo al centro con Guidone che sotto misura deposita la sfera in fondo alla rete. Gol annullato per posizione di offside dall'attaccante in maglia numero 17. Gioia strozzata per i giallorossi che non demordono e pervengono nuovamente al tiro con Spinosa, Pagnini in tuffo plastico devia in corner. Ma ultimamente vedere il Ravenna giocare è un piacere, guardate l'azione che interrompe l'equilibrio in campo. Silla mette al centro, Guidone stop e serve palla Grazioli che al centro dell'area di rigore pesca Calì e tanti saluti alla difesa toscana. 1-0 che sa di squadra per i giallorossi, applausi meritati. I padroni di casa non si accontentano, da calcio piazzato Antonini pesca Grazioli, cui tiro a giro viene respinto da Pagnini. In una delle poche sbavature della difesa di casa il Prato colpisce e punisce con Maione, delizioso lo scavetto con il tocco che vale momentaneo 1-1, ma la gioia pratese dura pochissimo, il Ravenna non ci sta, Saporetti dall'altra parte tocca per Guidone che viene toccato secondo giudizio arbitrale da Cestaro, dal dischetto si presenta Saporetti riportando in vantaggio i giallorossi. Ma il pomeriggio di Pagnini continua ad essere tutt'altro che inoperoso, qui l'estremo ospite deve distendersi per neutralizzare il tentativo di Silla prima e quello di Prati successivamente, Prato che rimane in partita grazie al suo portiere. Nella ripresa segnali di risveglio proprio della formazione ospite, il tiro di Dorsi viene deviato in angolo da Dabotti. Dal corner corre un brivido per la difesa ravennate con la formazione ospite che non riesce ad impattare il pallone dopo una mischia pericolosa. Il trist del Ravenna viene in modo carambolesco, Angeli sbaglia lettura su Silla, l'attaccante si presenta in area di rigore ma viene stoppato dallo stesso Angeli, Guidone raccoglie la sfera, centra Silla in pieno, il pallone carambola però sul piede caldo di Calì che con una parabola velenosa beffa per la terza volta gli ospiti, 3-1 e fine dei giochi, o forse no, perché la squadra di Dossena continua a produrre e a divertirsi sprecando le occasioni anche quando il pallone viene gentilmente restituito, è la volta di Guidone che non riesce a trovare proprio il gol. Dall'altra parte due traversioni di Alexis provocano qualche brivido alla difesa di casa, prima Maione non ne approfitta, nel secondo tentativo Botti respinge di pugno, ma che sia la domenica dove a Ravenna riesce davvero tutto, tra bravura e gentili omaggi degli avversari si capisce quando Saporetti da casa sua inventa il gol della domenica e con questo ci uniamo anche noi agli applausi preferendo alzare i decibel dello stadio Benelli per concludere questo servizio.